Nello specchio di mare, a ridosso della storica torre aragonese, attraccheranno presto anche le navi da crociera. Il molo Dogana Segni, dello scalo di Porto Torres, che è lungo più di 300 metri, finalmente potrà essere utilizzato. La sua realizzazione risale a 10 anni fa. Il comune ha appaltato i lavori per adeguare il fondale e rimuovere una secca che impedisce l'approdo dei traghetti. Con l'escavo la profondità passerà dagli attuali 5 agli 8 metri, sufficienti a consentire le manovre delle piccole navi passeggeri. Per i lavori la regione ha messo a disposizione 1.700.000 euro e ora si attende solo il via libera definitivo del comune. La banchina è proprio a ridosso del centro abitato e questo per la nostra comunità avrà un grande impatto, nel senso che avere le navi a ridosso del centro sarà un'occasione per la nostra comunità. Per quanto possiamo sapere dovrebbe essere realizzata nell'arco di 2 o 3 mesi e quindi la prossima estate la banchina dovrebbe essere disponibile. Ma i problemi del porto commerciale di Porto Torres sono ben altri. La destinazione della grande banchina da approdo turistico non basterà a migliorare la struttura. Il vero handicap è infatti la protezione dell'imboccatura. I venti di Levante e di Grecale rendono inutilizzabili i nuovi attracchi e portano i traghetti nello scalo industriale. Da tempo è pronta la costruzione di un nuovo molo a Levante per proteggere l'ingresso del porto. Esiste un progetto approvato e vi sono 30 milioni di euro disponibili per realizzare l'opera. Tuttavia, insieme all'autorità portuale e con il Consiglio Comunale di Porto Torres stiamo valutando una variante tecnica che possa migliorare questo intervento. Appunto, il progetto è allo studio dei professionisti. I soldi però dal 2009 sono fermi al Ministero delle Infrastrutture e da allora non si è più saputo nulla.